taglierino quando lo cerco. Ah, ecco, ok. Eccoci qua, cicloturiste e cicloturisti, benvenuti pure ben ritrovati sul mio canale. Pochi pacchi qua al momento sul tavolo, perché me ne stanno arrivando tanti, tanti, tanti in questi giorni. E come avete detto dal titolo, questo sarà un unboxing di prodotti provenienti solo da aziende italiane. Una cosa interessante in un mondo dove tanti prodotti, diciamoci la verità, vengono fatti da aziende straniere, spesso in Oriente. Beh, invece qua partiamo da lui, che è un prodotto di un'azienda italiana e che viene anche fatto in Italia. Questa è una super anteprima di questo prodotto, che sul quale ho idea di fare un video per chi viaggia in bicicletta. C'è anche una lettera dentro. Questo è il logo dell'azienda, non so se qualcuno di voi già lo riconosce, c'è anche un'app con questo logo e mi scrivono che sperano che mi trovi bene, non lo so, devo provarli questi prodotti che mi arrivano da Tracting. Tracting è un'azienda italiana che produce sistemi di localizzazione GPS pensati apposta per chi va in bicicletta. Allora, qua abbiamo due prodotti in particolare. Qui abbiamo il Tracting Bike T7, antifurto GPS per bici e di bike. Questo è molto interessante perché praticamente, come si vede qua nell'illustrazione, si va a posizionare sul retro del portaborraccia, quindi anche in una posizione un po' sneaky, un po' nascosta, ma non solo, perché viene fornito con viti di fissaggio antirimozione, quindi voi lo avvitate lì e il ladro non lo può rimuovere. Ricevete una chiamata in caso di furto e esegue un tracciamento in tempo reale. Ecco, questa è una cosa che Tracking ci ha tenuto a spiegare per bene. Cioè, loro non effettuano un tracking continuo, ma effettuano un tracking solo nel momento del furto. Questa, anche a livello di privacy, lo rende molto molto interessante. Eccolo qua, il supporto posteriore in plastica. Leggero, non pesa niente. Qua abbiamo anche tutti i vari tool per montarlo, quindi le viti antirimozione, il cavetto di ricarica e la rumorosissima brugola con testa a Torx per montarle. Il cavettino USB con l'attacco proprietario magnetico, che si attacca forse qua. Ah, ok, sì, bisognava togliere il tappino che lo rende impermeabile. Per questo l'idea è metterlo, posizionarlo sulla vostra bicicletta e poi letteralmente ve ne dimenticate. C'è l'attacco magnetico proprietario che permette di ricaricarlo, ma in realtà non è che dovete ricordarvi di ricaricarlo tipo ogni settimana, perché qua dice che la batteria dura mesi e comunque l'applicazione vi avvisa quando lui sarà scarico. Prossimamente, quindi, restate sintonizzati ed iscrivetevi se non siete ancora iscritti, così da non perdervelo. Ma Tracting ha anche lanciato un nuovo dispositivo che è il T9 ed è pensato specificatamente per le biciclette mountain bike. Come anche si può notare dall'illustrazione, qua praticamente lo si monta nella forcella. Sistema di fissaggio brevettato, anche lui in caso di furto ti telefona e traccia in tempo reale, la batteria è ricaricabile ed è integrata e dura mesi. E andiamo a vedere come è fatto. Allora, questo è il cappuccio protettivo, questo è proprio il Tracting T9 che si inserisce all'interno della forcella. Qua abbiamo la sua brugola lunghissima, perché deve entrare nella forcella, e anche lui si attacca magneticamente, quindi lo rimuovete, lo mettete in carica e poi è pronto per proteggere la vostra bicicletta per diversi mesi. Prime impressioni, costruzione direi buona. In ogni caso potete trovare più informazioni nel link qua sotto in descrizione, e tra l'altro c'è anche un codice sconto. Questo lo mettete dietro la borraccia e praticamente ve ne dimenticate, questo lo mettete nella forcella e praticamente non si vede. Non male, azienda italiana, italianissima. In realtà loro provengono dal mondo moto ed è un po' come altre aziende italiane tipo Givi, cui parlo spesso qua sul canale, che è nata sul mondo moto e adesso poco a poco si sta spostando sul mondo bike. Bello vedere tutte queste aziende italiane che si occupavano magari prima di una cosa e adesso invece si lancia sul mondo della bici. Vuol dire che se ci sono tutti questi investimenti e volontà di creare e portare nuovi prodotti, c'è interesse in questo mondo. E questa cosa era detta apposta, perché qua abbiamo un pacco con scritto Meliconi sopra. Meliconi magari è un'azienda che tanti di voi conoscono, diciamoci la verità, e in realtà loro facevano tutt'altro, fino a quando qualche mese fa mi è arrivata una mail direttamente dall'azienda chiedendomi di provare questi, che sono 1 e 1 2 e sono dei supporti da bici da muro. In particolare questo è un porta accessori da bicicletta, mentre questo invece è proprio un supporto universale per bicicletta da parete. Io già in realtà ce li ho in casa, li uso per mettere le mie biciclette in alto, perché ho una casa molto alta, quindi non mi danno fastidio, e invece questi sono, beh, sicuramente un design
po' più accattivante rispetto al mio, che è praticamente un gancio. Un po' più eleganti, quindi magari più adatti per stare all'interno di un'abitazione. Ah, ecco qua, ci sono i loro gommini protettivi. Qua dentro abbiamo le viti. Alla vista, ok, è un po' più gradevole del mio semplice gancio montato un po' a caso, ma la cosa importante è che non rovinino la bicicletta, in particolare non rovinino il cerchio. Io ho delle biciclette con dei cerchi in carbonio e non voglio che si rovinino, quindi questi supporti li monterò e sembrano molto carini, molto molto più carini. Diciamo che è un po' un upgrade, poi di fatto è un pezzo di metallo, ma un pezzo di metallo carino e di un'azienda italiana. Se volete anche voi appendere le vostre bici, hanno un tocco di design alla vostra abitazione, beh, allora, questa è un'altra alternativa, perché questo sembra un omino, anzi è proprio un omino stilizzato, e serve per appendere diversi accessori, come state vedendo adesso in questa immagine. Beh, è semplice, però nel suo design è bello, mi piace, penso che lo metterò di fianco alla porta per avere a portata di mano tutti i dispositivi, tutte le cose che mi servono prima di uscire in bicicletta, così non devo stare a cercare il mio solito casino. Sono una persona molto disordinata. Questo mino mi piace e sicuramente lo appenderò il prima possibile, anzi state sintonizzati su Instagram perché Meliconi non ha lanciato solo questi prodotti, ma ne ha lanciati tanti altri, li trovate al link in descrizione. Dateci un'occhiata perché, insomma, rispetto ai classici ganci è bello. È molto molto più bello oggettivamente. E abbiamo qua invece una busta piccola, ma sempre interessante ricevere. Ricevere che cosa? Ricevere libri. Questo me l'ha mandato uno di voi, Niccolò Bulanti, uomo in salita di Ediciclo. Grazie mille Niccolò, grazie mille Ediciclo. Non vedo l'ora di leggerlo. Anzi, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe un video dove vi do un po' i consigli, le mie letture di libri, tendenzialmente il viaggiatore in bicicletta. Anzi no, dai, magari ve ne linko già qualcuno in descrizione, però in realtà ne ho letti molti di più. E fatemi sapere nei commenti se avete qualche lettura in particolare o c'è qualche libro in particolare che vi ha appassionato, magari vi ha ispirato a partire per un viaggio. E chissà che anch'io presto non... non ho detto niente. Ma questo era solo l'inizio, perché sto aspettando tanti altri pacchi interessanti, sempre di aziende italiane. Mi è arrivato un pacco da un brand che ormai su questo canale non ha bisogno di presentazioni, ragazzi. PH, eccellenza italiana nel fare abbigliamento da bici. Io uso i loro prodotti ormai da più di 2 anni, da lontano 2021, e ci ho fatto migliaia e migliaia di chilometri, posso dirlo. Ci ho fatto la via Francigena, ci ho fatto il Cammino di Santiago, ci ho fatto da casa mia qua a Milano fino a Capo Nord, e non ho mai avuto dolori al culo. Questo lo voglio dire perché tanti di voi mi scrivono e mi chiedono consigli sui migliori prodotti per non avere i dolori che si possono avere normalmente in bicicletta. Ma non abbiate paura, il dolore a fondo schiena è una cosa normalissima, anzi chi va in bici, insomma, fa tanti chilometri soprattutto, è normale che abbia dolori. Ma la cosa che a me preme dire sempre è: ok, avere dolori, la prima cosa che vi consiglio è fare la visita biomeccanica, quello al 100% vi aiuta, ma un'altra cosa è scegliere prodotti di qualità, prodotti che vi aiutino a non aver dolore. Perché ok, voi potete scegliere di utilizzare un fondello poco costoso, però se avete dolori al culo, poi questo si ripercuote sul vostro giro, non ve lo godete. Quindi scegliete di investire soldi, vi consiglio io, in prima la visita biomeccanica e poi un fondello di qualità. Alla fine il sedere è l'area che sarà sempre a contatto con la bicicletta, quindi se fate giri lunghi, ma anche se fate giri brevi e avete dolore al culo, non ce n'è, dovete investire in un buon fondello. E quindi, allora, andiamo con ordine, perché so che PH mi ha mandato un fondello, quindi è per quello che dico che c'è un fondello qua in questo pacco coloratissimo, come al solito i loro cappellini, tanta roba che io adoro. E queste le stra adoro, queste sono le loro calze Rainbow, queste le ho portate ovunque durante i miei viaggi in bicicletta, e adesso sono usciti anche con tutta una nuova linea di calze arancione, perché l'arancione dai tempi di Orangina, chi si ricorda Orangina? Qualcuno di voi che sta guardando questo video guardava i video dai tempi di Orangina? Non lo so, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E andiamo con ordine. Allora, il Bip Short, oddio, ho spostato la fotocamera, però mi sembra tutto a posto. E andiamo con ordine. Qua abbiamo un Bib Short di PH, nuovo, nuovissimo. Il Bib Short Cargo con questa taschina laterale, veramente tanta tanta roba.
E a che cosa serve la taschina laterale, oltre a metterci le cartacce e magari, non so, tenere invece un gellino o una barretta prima che diventi cartaccia? Non abbandonate mai le cartacce. Chi butta le cartacce per terra è un infame. Serve per me, io la trovo utilissima, per mettere il telefono. Perché mettere il telefono? Allora, io utilizzo supporti da manubrio per mettere tramite SP Connect oppure Quadlock il mio telefono agganciato al manubrio. Il problema di quando si fa grave è che tenendo il telefono agganciato al manubrio, che ne dicano i produttori, questa è una cosa tra me e voi, si rovina la fotocamera, si rovina il gimbal, si rovina la stabilizzazione, lo stabilizzatore della fotocamera. È inevitabile che accada, perché il telefono non cade, insomma, rimane attaccato alla bicicletta. Però il supporto restituisce tante vibrazioni al telefono e a lungo andare vi garantisco che la stabilizzazione della vostra fotocamera, del vostro telefono per fare video, insomma, si va a rovinare, è quello il succo del discorso. Apro e chiudo parentesi, questa è una cosa che notate se montate video. Se li usate per fare storie non si rovinano, questo no, però se montate video come me è una cosa che a lungo andare alla fine notate. E quindi io ho questa taschina, appunto, non è pensata per quello, ma la userò per quel motivo là. Per il resto super leggeri, super estivi. Come al solito pH, cioè solo al tatto la qualità è tanta roba, ma la cosa che noi interessa è il fondello della Elastic Interface, azienda italiana che è di super super qualità. Questo ce l'avevo anche nel mio viaggio in America. E anche pH è azienda 100% italiana. Pensate che i filati di questo prodotto vengono dall'Italia, non vengono dall'estero, non vengono dall'Oriente. Tutta la produzione, la cucitura e la creazione di questo prodotto viene fatta in Italia, quindi la filiera è cortissima, Lombardia e Veneto, e viene fatto tutto con materiali italiani in Italia. Tanti di voi hanno acquistato prodotti PH e sono contenti, e io non potrei che essere più felice di così. Ma andiamo avanti, perché qua gli ho chiesto questo fondello, che è il mio fondello in assoluto preferito, ovvero il Fast. Questo, beh, allora io ci ho fatto ormai non so quante decine di migliaia di chilometri col mio fondello Fast, e quindi aveva uno sbrighino, che però, cioè, ragazzi, ci ho fatto più di 20.000 chilometri ormai, quindi ci sta. Vi auguro di anche voi fare 20.000 chilometri e avere come unico difetto un'apertura qua dietro che si poteva cucire. Ma siccome i ragazzi PH ci tengono al fatto che io non mostri neanche una cucitura e che sia perfetto tutto quello che uso, beh, questo è una garanzia. Questo fondello è proprio un cuscino. È un cuscino, una membrana imbarazzante. E questo pantaloncino di per sé è molto semplice. È come tanti altri pantaloncini e come tanti altri bib short qua a lato, come anche il caro che non vi ho mostrato, ha questa membrana elastica, ma che non dà fastidio, che tiene il bib short in posizione, non lo fa muovere, non vi fa sfregare andando a sfregare le vostre parti intime. Questo vi creerà irritazione e dolore, questo non succede. Una delle altre domande che mi fate è: ma per i viaggi a Capo Nord in scatto fisso e per i viaggi in America, ha mai avuto dolore al culo? No, e aggiungo anche non ho mai avuto fastidi, dolori, pruriti intimi, perché utilizzando un prodotto del genere siete sicuri al 100% che questo non accade. E è vero, lo pagate, perché questo costa più di 150 euro, in realtà col codice sconto Pietro20 che trovate in descrizione avete uno sconto del 20% su tutti i prodotti di PH. Vi posso garantire che se avete dei fastidi dovuti a qualsiasi cosa, non entriamo nel dettaglio, io la prima cosa che vi consiglio è visita biomeccanica e poi comprare un bib short di qualità. Mi sono ripetuto in questo video, sì è vero, però ragazzi, la qualità costa, la qualità si paga, ma alla lunga vi assicuro, ve lo giuro, che fa la differenza. E quindi questo unboxing finisce qua, super last minute, perché adesso sto per partire per la Sicilia per fare il Sicily Divide, che presto vedrete sul canale, ma adesso schiodo perché devo preparare tutta la scatola per imballare la bici, che sono stra in ritardo. Cos'è? Ho detto che ci servirà a brevissimo. Dove è della Crank Brothers? Sì. Questa è la Click HP di Crank Brothers ed è una pompa magnetica con il braccetto che si piega così, si tira fuori il tubicino con le due valvole, la presta e la shredder, e tac, si attacca qui e poi da qui alla valvola della nostra ruota. È leggerissima, pesa 102 grammi, ha la doppia valvola, come abbiamo detto, presta e shredder, quindi perfetta per tutte le camere d'aria. E tra l'altro sapevi che è un'azienda americana che è stata comprata da un'azienda italiana? Sella Royale? No.
Micis Eleroy. Ha il sistema di aggancio al telaio della bici, molto comodo in viaggio. È un oggetto molto bello, devo dire, anche di design. Questo sistema che va a chiudere il buchino. È sottilissimo. Ora lo andiamo a provare. No, speriamo di non usarlo in viaggio. Ma dobbiamo provare sulle mie ruote. E ultimi pacchi di questo unboxing arrivati espresso. Dai, prima apro questo che è una cosa veloce. Faccio questo video, tra l'altro, appena tornato da un'esperienza che mi ha un po' aperto gli occhi. Dico due parole al volo. Ho fatto questo unboxing parlando di questi brand che sono tutti italiani, per cercare anche un po' di motivare le persone che guardano i miei video. So che guardate in tanti i video unboxing, a, non lo so, non comprare italiano, però a dare una chance in più, o a guardare un po' oltre quello che è il semplice essere un prodotto italiano. Un prodotto italiano che viene, ragazzi, da un territorio. Io sono appena tornato da un posto che ha un'ora di macchina da casa mia, qua a Milano. Posto mai sentito prima. Raga, è un'area della Bergamasca, bellissima. Abbiamo fatto un tour in bicicletta, bellissimo. E credetemi, non mi stanno dando soldi per dirvelo. Mi ha fatto riflettere questa cosa qua, sempre riguardo al discorso dell'Italia. Perché noi abbiamo un paese veramente con tante, tante caratteristiche e cose positive. Spesso ci soffermiamo sulle cose negative, anch'io lo faccio. Abbiamo queste aziende che fanno dei prodotti della Madonna. Abbiamo dei posti per andare in bici della Madonna. Cioè, wow, non lo so, ci tenevo a dire questa cosa qua nel mentre che continuo l'unboxing e faccio questa riflessione sul fatto che la nostra cultura, il nostro saper fare, il nostro modo di vivere ispira un po' in tutto il mondo. L'ha fatto nel passato, pensiamo al Rinascimento, anche senza andare lontano al secolo scorso. Abbiamo una lista di persone che ha inventato oggetti, ha inventato modi di vivere, ha inventato veramente un sacco di cose. Noi, secondo me, lo diamo troppo per scontato. Quindi questo unboxing, questa brevissima riflessione è per dire, ogni tanto, no, cerchiamo di dare un'occasione in più alla nostra Italia. È vero, magari alcuni di questi prodotti, soprattutto questo prodotto su cui ho fatto un video che adesso vi linko a schermo, costa, è vero, il coso costa, però io l'ho già visto in azione, vi assicuro che è tanta roba. Infatti adesso faccio veramente un unboxing velocissimo. Eccolo qua, col suo adesivo Miss Grape, molto bene, perché sapete che a me piacciono gli adesivi. E questo è il coso, che adesso non sballo perché è troppo bello, così magari gli farò una fotina e la pubblicherò sul mio profilo Instagram, che voi seguite, perché mi seguite su Instagram, vero? È un oggetto abbastanza rivoluzionario nel mondo del bikepacking. Nure ci ha messo letteralmente 7 anni a disegnarlo. Io sono testimone, perché ogni volta che passavo dal suo ufficio a Rovigo vedevo progetti, vedevo prototipi, vedevo lui che si ingegnava. No, ma voglio fare questo saper fare. Non diamolo per scontato, perché se è vero che alcuni di questi prodotti, anche prodotti tipo PH per esempio, mi vedete indossarlo spesso e usarlo spesso, sì, è vero, c'è un accordo commerciale, non lo nascondo, ma ho ricevuto anche tante altre offerte da altri brand di bici e vi giuro, cioè, anche se erano offerte allettanti, io ho preferito stare con loro perché i loro prodotti sono troppo top. Ok, costano, va bene, diamolo per ok, l'abbiamo capito, però la comodità, il comfort, il saper fare, saper creare dei prodotti che sono eccezionali, noi in Italia lo sappiamo fare molto bene, lo sappiamo fare molto bene ed è una cosa di cui andare orgogliosi. E tra l'altro ho lasciato per ultima questa scatola che è di Selle Royal. Selle Royal è un brand italiano che è gigantesco, è della provincia di Vicenza e è anche proprietario appunto di Crank Brothers, che avete già visto in questo video. E qua abbiamo una nuova sella, finalmente una sella da città, questa, che non è tanto la sella in sé, ma il concetto. È fatta al 100% a plastica riciclata, 100% a plastica riciclata, wow. E la sua cover, quindi questa parte sopra, è fatta dal materiale Biotex, che viene al 50% da origine biologica. Abbiamo poi il Royal, come anche specificato qua sopra, che è il comfort di Selle Royal, che l'ha fatto diventare uno dei brand più importanti nel mondo a livello di selle. Poi va anche considerato che pesa 448 grammi, quindi magari non la sella più performante del mondo se volete fare dei trail gravel in velocità,
ma shock absorption, è impermeabile, quindi non vi darà problemi, nonostante sia appunto sembra di un tessuto morbido, quindi uno dice si bagna e poi tutto, però è impermeabile. Quindi semplice, efficace per il commuting, questa è pensata per andare in città, non ci farei un trail gravel con questa sella. Ma quello che cerco di mostrarvi ancora una volta è quanto è bello che in Italia abbiamo tutte queste realtà che sfornano prodotti su prodotti su prodotti sempre più interessanti, sempre più avanzati nel mondo della bicicletta, nel mondo del gravel, nel mondo del bikepacking. E questa è una cosa da essere orgogliosi, perché l'Italia ha tanti difetti, è vero, però da questo punto di vista sul mondo della bici siamo avanti, siamo al top nel mondo, ragazzi, e lo dico per davvero, anche perché tanti nostri marchi si vedono all'estero, viaggiando all'estero molto spesso ho visto prodotti italiani e ti riempi di orgoglio, no? Vedere grandi marchi o anche piccoli marchi che vengono indossati da persone all'estero. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per acquistare i fantastici prodotti fatti da aziende italiane che avete visto in questo video. Non perdetevi tutte le offerte fantastiche del mondo della bici che trovate sul mio canale Telegram, pubblico aggiornamenti, cose, video, quando escono, se ve li perdete, se no attivate la campanella su YouTube per non perdervi tutti i nuovi video, ne pubblico tanti, è vero, ne pubblico veramente tanti, però vi piacciono, insomma il canale sta crescendo, quindi io super felice. Ma invece tutti dietro scena, le sfighe, le cose che perdo e che distruggo, spoiler, tante, le sanno solo i Patreon che sostengono il canale. Qua i loro nomi, link in descrizione per sapere come funziona il sistema di abbonamento che porta avanti tutto questo. E grazie ragazzi, ultimamente ho distrutto barra perso tante cose, ma non ditelo troppo in giro, sennò poi la gente pensa male. Oddio, ho detto veramente tutto, questa chiusa è lunghissima, ma noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. Buona pedalata a tutti, magari usando prodotti fatti da aziende italiane. Ciao. Porobom, 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 porobom. Fratelli d'Italia, d'Italia.